Buongiorno, buonasera e buonanotte. Allora, nuovo vlog. Questo è un vlog speciale, come avete visto dal titolo, perché festeggiamo, tra virgolette, i compleanni dei tre miei pelosetti. Praticamente sono 2 giorni diversi, cioè vuol dire che oggi, che è il 6 maggio, fa 7, fa 4 anni la mia coniglietta, che è praticamente Sofia, che fa 4 anni il 6 di maggio. Invece il 7 di maggio fanno 3 anni Bea e Miki, per cui praticamente sono tutte e tre con giorni diversi. Ma dato che io venerdì lavoro tutto il giorno e non posso registrare il vlog, allora ho deciso di farlo durare come l'altro, che è stato il compleanno di Fiocco. Se non avete visto il vlog, andatelo a vedere. Per cui lo faccio durare sui 15, massimo 10 minuti di vlog, perché tanto alla fine questo video lo dedico solo a loro per ricordo, quando ovviamente non ci saranno più avanti. E vi faccio vedere praticamente loro. Se mai giochiamo un po' con la palla nuova che io ho preso, però questa volta non gli ho preso i palloncini per il fatto che ne ho tantissimi qui in casa. Ho sì o no più di 5 palloncini di numero, e dato che ho detto loro è un po' difficile prenderli in braccio praticamente. Forse Mickey riesco a prenderlo in braccio, invece gli altri due che sono femmine, non è che diciamo si fanno prendere, hanno sempre, diciamo, sono sempre nervose se li prendi in braccio, per cui calcolate che è inutile comprare dei palloncini che poi alla fine non riesco a fare le foto. Sì, qualche foto ovviamente le faccio. Però vediamo, se ho le candeline, quelle finte, gliele metto nel biscotto così gli faccio le foto e facciamo praticamente una piccola festa, come ho sempre festeggiato, anche perché io non sono una che prende torte per gli animali, perché alla fine l'importante è che loro sono felici, che tu stai lì, gli fai le coccole, questo loro vogliono, per cui non credo proprio che interessano le torte, tantomeno non gliele do le torte, forse solo al mio cane comunque, per cui non ho preso i palloncini, appunto perché ne ho troppi e non so poi dopo dove metterli. Poi per fare una foto direi che non spendo 1 euro solo per fargli una foto col palloncino. Per cui oggi vi faccio vedere loro. Adesso dedico questo video a loro. E niente, festeggiamo, tra virgolette, il loro compleanno. Vediamo un po'. Comunque, già che sono 5 minuti, andiamo a... Mi stanno già dando via la voce. Andiamo a riprendere un po' e a giocare un po' con loro. Non riuscirò mai a fare una foto con te. Dai, vieni. Vieni qua, guarda. Guarda, adesso si deve pulire. Guarda, vedi, 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 qua, qua. Tanto me lo mangio. Qua, guarda, tieni qua, qui, ma non me ne devi mangiare il numero. Sai, vieni. Guarda qui. Mortacci tua. Non ti nascondere. Toh, vedi. Per fare una foto con lei devo accarezzarla perché non riesco se no a fargli una foto, ma si può. Non sta ferma. Comunque lei fa 4 anni. E si chiama Sofia. Che vuole anche del carcere?
piccoli vittorizzi. Ecco. Adesso puoi mangiare il bicotto. To. Pazza, sei una pazza. Sai che sei una pazza? Sei pazza. Direi che questo biscotto va matta sia lei che gli altri. Una cosa assurda. Vero? Lei è l'unica dal raffreddore, perché in teoria è allergico al fieno, ma non, devo ancora capire che fieno posso dargli, perché ho capito che è allergica al fieno e starnutisce sempre. Buono bicotto? Buono bicotto? Buono bicotto? Sì, buono. Bicottino buono. Vediamo se gioca con la palla. Uno, due. Ti piaci? No. Madonna. Ma non devi scappare, devi giocare. Guarda, c'ho anche dentro i pallet. Questi qua ne ho messi due o tre. Però credo che... Me la passi? Grazie, paia. Me la passi dentro. Eh? Dai. Vabbè. Direi che non voglio niente. È ora della nanna. Quindi cosa stai facendo? No, quindi fai schifo, ha ragione. Guardate, fai schifo. No. Anche lui se lo mangia. Lei è Bea, io ho già fatto casino. Mettiti lì, se no ma ti mangi il biscotto. Secondo me se lo mangia anche lui il biscotto. Loro fanno 3 anni perché sono più piccoli. Se stai così io lo metto qua. Se non me lo mangi faccio la foto. Tu me lo mangi. Aspetta. Dai lì e non te lo mangiare. No, è difficile. Qualche complicanza per fare le foto e se l'ha mangiato tutto il biscottino questa qui, ma io non lo so.
Sei una roba bestiale. Grazie. Due foto complicate ho fatto perché lei se la doveva mangiare tutto. Infatti a lui non gli ho lasciato niente. Guarda te. In tutto questo c'è Kenny che pensa che questa è la sua palla, ma non è la sua palla. La smetti? È gelosa. È gelosa, Kenny. Che mi è gelosa. Guarda il cancello lì. Il cancello. Oh. Vediamo se gioca con la pallina. Però... che c'è la pallina? Non ci vuoi giocare? Qua. Hai paura? No, ci gioca. Che figo, ci gioca. Solo che non posso lasciarlo in giro. A parte che pompa un po' brutto. No, qua, gioca con questa. No. Proviamo con quella. Madonna, chi sei? Tu stai qua, perché sennò... Questa è l'unica che fa casino. Ti arrabbi? Scusa. Questo gioca a calcio. Dai la palla, grazie. Guarda te. Comunque, il muffin alla banana direi che piace a tutte e quattro i conigli, per cui questo è promosso. Prossima volta lo compro ancora, perché è bello sia per mettere le candeline finte che sia perché gli piacciono i conigli. E direi che se lo hanno pappato tutto, adesso butto la scatola. Allora, è complicato, diciamo, a prenderli o tirarli fuori dalla gabbia, anche perché adesso è un po' nuvoloso, il sole va e viene e credo che verrà anche piovere. E per cui con loro è molto più difficile lasciarli in giro, e specialmente facciamo così, se no, e specialmente in casa. Poi il mio cane è anche geloso, gli stava entrando nella cioè nella gabbia, mamma mia. Vabbè, comunque direi che questo vlog un po' diverso, un po' difficile, perché ho voluto fargli le foto, ma è difficile perché non stanno mai fermi. Cioè, loro non sono conigli che stanno fermi praticamente. Scusate, ma è tutto buio, non riesco neanche a riprendere. È l'unico forse posto in cui riesco a farmi vedere, perché il sole va e viene. Comunque, niente, adesso devo fare altri video, per cui concludo il vlog. È un vlog appunto un po' particolare. Spero che lo stesso vi sia piaciuto, perché così almeno mi resta anche di ricordo. E detto questo, vabbè. Niente, concludo quel video, noi ci vediamo al prossimo video, sarà un altro vlog diverso, ma poi il prossimo vlog lo vedete il 15, e poi niente, per cui gli altri video saranno normali, che sono il martedì e il giovedì. Detto questo, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi,
che tanto piano piano mostrerò anche loro ogni tanto. E io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!